Bella Orridi! Oggi parliamo di San Valentino. Chi l'ha inventato? Perché si festeggia? Quali misteri si celano dietro San Valentino? Questo e molto altro ai Discorsoni, lo show che sfrutta le festività per fare un po' di views. Sigla! Ah, l'amore. Un sentimento unico che ci unisce e ci fa stare bene. Un sentimento antico e innato che trova la sua coronazione nella festa degli innamorati, San Valentino. Un giorno di gioia e felicità in cui... Ah, no. Ecco, anche oggi ci aspettano succulente trame malefiche e complotti. Un saluto da Mattia. San Valentino è una festa mondiale nata più di 600 anni fa e festeggiata in quasi tutti i 6 continenti. D'altra parte, tutti siamo in grado di dire almeno una volta ti amo, ma solo pochi sanno dire li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Ogni anno, solitamente il 14 febbraio, ma non da tutte le parti è così, le coppiette si prendono un giorno tutto per loro per ricordarsi quanto si amino. Mentre... per i restanti 364 giorni... Da noi italiani, popolo normale, per natura più evoluto degli altri, avendo noi il bidet, prove scientifiche schiaccianti, San Valentino si festeggia regalando cioccolatini, fiori o con una romantica cenetta a lume di candela in cui lei solitamente pensa... ah, com'è romantico, mentre lui solitamente pensa si chiama. Ma ogni paese ha le proprie tradizioni per le feste degli innamorati. Ad esempio, in Spagna vanno forti le rose rosse. In Catalogna, mentre gli uomini festeggiano regalando le rose rosse, le donne regalano libri e la festa è il 23 aprile. In Germania ci si regala maialini di cioccolato e ti pareva che non pensassero sempre ai viewster. In Giappone sono le donne a regalare cioccolatini agli uomini che poi dopo un mese dovranno ricambiare durante il White Day donando cioccolatini bianchi. In Galles ci si regala cucchiai di legno e in Cina si festeggia 5 volte in un anno, mentre nei paesi del Nord Europa vanno forte i bigliettini anonimi. Ma non da tutte le parti si festeggia! In Indonesia sindaci e autorità islamiche hanno bannato San Valentino in quanto credono che la tradizione romantica incoraggi il sesso occasionale. E solo Dio sa quanto ci faccia schifo il sesso occasionale, vero? Una sorte simile anche in Arabia Saudita, dove vige anche il divieto di vendita di rose rosse in prossimità del 14 febbraio, in quanto festeggiando San Valentino si celebrerebbe un santo cristiano e si incoraggerebbero i rapporti tra uomini e donne non sposate. E chiudiamo con il Pakistan, dove oltre agli integralisti islamici, i partiti di estrema destra al potere l'hanno bannata in quanto ritengono che importi le volgarità del mondo occidentale. Ah, mi divertirei un casino se vedessero i nostri film di Natale. Ma gli integralisti non sono gli unici nemici di San Valentino. C'è anche San Faustino, la festa dei single, che si celebra il 15 febbraio e che sta diventando famosa per i partizzarri. Anche se mi sa che quest'anno nada, eh? Ma come siamo arrivati a tutto questo? Come ha fatto San Valentino a conquistare il globo? Facciamo qualche passo indietro. Tutto ebbe inizio nell'antica Roma con i Lupercalia, delle feste che si tenevano a metà febbraio, un mese ritenuto purificatorio, per propiziare rinascita e fertilità, ed erano in onore del dio Fauno nella sua accezione di Luperco, protettore del bestiame. Erano feste piuttosto divertenti, diciamo che erano simili alle feste organizzate dai neo-diciottenni che possono finalmente comprare superalcolici al supermercato e quindi si spaccano a merda tutta la notte per poi svegliarsi il mattino dopo disidratate a leccare i marciapiedi in cerca di acqua.
Il clou della festa erano le estrazioni a sorte di coppie costrette a convivere per un anno e l'usanza da parte di donne incinte e matrone romane di passeggiare allegramente per le strade mentre venivano frustate da giovani nudi devoti al dio Fauno. Stranamente, ai cattolici queste feste non piacevano, e così nel 496 d.C. Papa Gelasio I decise di porre fine una volta per tutte ai riti pagani, istituendo la festa dell'amore e dedicandola a San Valentino. Ma chi era San Valentino? Ci sono diversi indiziati. Il più famoso è San Valentino da Terni, il santo protettore degli epilettici e difensore delle storie d'amore, morto martire il 14 febbraio 273 o 274. Ma che coincidenza! La leggenda narra che San Valentino unì in matrimonio un pagano e una cristiana e inoltre riuscì a placare la lite tra due innamorati donando loro una rosa rossa. Vacca, che superpoteri, oh! Il tempo passò finché nel XIV secolo in Inghilterra Geoffrey Chaucer, l'autore dei Racconti di Canterbury, realizzò un poema nel quale associava Cupido a San Valentino, ufficializzandolo così come il messaggero dell'amore. Passa qualche anno e nel 1415 abbiamo la prima testimonianza ufficiale dei festeggiamenti di San Valentino, grazie al duca Carlo d'Orléans che, catturato dagli inglesi nel corso della Guerra dei Cent'anni, dalla prigionia nella Torre di Londra spedisce una lettera a sua moglie, chiamandola Mia Valentina. Tutto molto bello, molto poetico, molto romantico. Ma perché allora sento quella vocina dietro l'orecchio che mi vuole far odiare così tanto San Valentino? Lo scambio di bigliettini cominciò a prendere piede nell'aristocrazia europea, ma restò una cosa limitata, finché a metà dell'Ottocento l'imprenditrice statunitense Esther Howland, la cui famiglia produceva libri di testo e carta intestata, decise di iniziare a commercializzare su scala industriale le Valentine, ovvero delle lettere pensate appositamente per lo scambio tra fidanzati a San Valentino. L'idea funzionò e così, anno dopo anno, da cosa nasce cosa, altre aziende si misero a produrre articoli ad hoc, cioccolatini, fiori, gioielli, e da lì fu il caos. San Valentino divenne a tutti gli effetti una festa commerciale che riunisce le due passioni principali del milanese imbruttito, figa e fatturato. Vediamo qualche numero. Solo in Italia si spendono ogni anno più di 450 milioni di euro, cioè più di 80 euro a coppia di media. Circa 4 milioni e mezzo di coppie festeggiano con una cenetta romantica, mentre 2 milioni e mezzo di italiani si scambiano dei regali appositi. Ormai è un business globale con dei flussi commerciali pensati appositamente per l'occasione. La maggior parte delle cose arriva dalla Cina. Incredibile, eh? Tuttavia, facciamo l'esempio dei fiori. Un italiano su tre che festeggia San Valentino regala fiori. Questi fiori non sempre arrivano dall'orticello dietro casa, ma a volte vengono rubati al cimitero, a volte arrivano dall'estero. Ad esempio, non lo direste mai, ma un fiore reciso su quattro arriva dall'Africa. Ad esempio, l'Etiopia ha fatto all-in, con leggi apposite volte ad attrarre le aziende straniere e ora praticamente vive di questo, con l'industria dei fiori coltivati per l'estero, che è il terzo prodotto esportato dal paese. Poi oh! Ovviamente i lavoratori sono sfruttati e con gli stipendi da fame, ma per attrarre investimenti dall'estero, questo è altro, no? Ah, come profuma questa rosa! Se vi sembra impossibile che una festa mondiale venga istituita a tavolino per far girare un po' di quattrini, vi sorprenderò dicendo che non è stata né la prima né l'ultima volta. Restando a tema innamorati, ad esempio, in Brasile il 12 giugno è stato istituito il Dia dos Namorados, testualmente il giorno degli innamorati, in aperta concorrenza con San Valentino. È stato istituito nel 1948 perché un'importante azienda aveva bisogno di aumentare le vendite in giugno. Una cosa tira l'altra e ora è il terzo giorno per vendite commerciali legate a una festa dopo il Natale e la festa della mamma in Brasile. Un altro caso eclatante è il cosiddetto Black Friday cinese, istituito l'11 novembre. In principio questo giorno era la festa dei single, l'antagonista di San Valentino per antonomasia, ma ora si è trasformato nella giornata con lo shopping online più vasto dell'anno.
Ah, che bello quando le tradizioni vengono sfruttate dal capitalismo per arraffare più soldi possibili. Oh, io ve lo dico, il 20 ottobre è la giornata mondiale del bradipo. Fossi in voi, comincerei a pensare a qualche regalo da inviarci, dai. Se no poi ci offendiamo, eh. Poi, da cosa nasce cosa? Vedo già la nostra statua gigantesca in Piazza Duomo. E poi, il mondo. Bella Orridi, abbiamo finito! Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se volete supportarci, iscrivetevi al canale. Se avete domande o commenti, potete farli qui sotto. E adesso, per i più disattenti, è il momento del riassuntone! San Valentino è oggi festeggiata in molte parti del globo, anche se non è ben vista in alcuni paesi per motivi religiosi o per avversione alle tradizioni occidentali. Perché l'amore ci sta, ma l'odio è meglio. È il risultato della cristianizzazione di una festa pagana un po' sbarazzina, un po' come gli hamburger di tofu che mirano alla pulizia etnica del Big Mac. Da festa cristiana è diventata un'occasione romantica, finché qualcuno non ha capito di poterci lucrare sopra. E ora festeggiate, stronzi, che sennò vuol dire che non vi amate davvero!